schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricordati di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi ci troviamo sul social club di Rockstar per fare un breve video tutorial su come mettere il simbolo personalizzato della crew, o meglio, come mettere un simbolo che noi vogliamo, come questo che state vedendo, per esempio Stewie Griffin, nella vostra crew, ragazzi. Il modo è abbastanza semplice, dovete avere questo sito in pratica per poter fare questa cosa. Lascerò il link di questo sito in descrizione. Adesso passiamo a vedere come fare questa cosa, ragazzi. Allora, innanzitutto dobbiamo essere capi di una crew, o comunque poter amministrare una crew per poter cambiare il simbolo crew in primis. Poi andiamo a scegliere un simbolo che ci piace. Io per esempio ho scelto questo, e quando siamo qui, ragazzi, dobbiamo cliccare su show code. In pratica ci farà vedere tutto questo. Poi dobbiamo cliccare copy su to clipboard, se ce lo farà fare, altrimenti dovremo incollare tutto quel codice che voi avete visto dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, come vi pare, e lo dobbiamo andare a incollare. Intanto lo teniamo copiato, selezionato, quindi ci dirigiamo nella nostra crew, ragazzi, e andiamo a fare il passaggio successivo. Quando siamo nella nostra crew che abbiamo creato, che comunque è nostra, dobbiamo andare in manage crew e cliccare sulla matitina che abbiamo di fianco al logo. Una volta che abbiamo cliccato sulla matitina che abbiamo di fianco al logo, l'unica cosa che ci resta da fare è creare un nuovo simbolo. Quindi andremo a cliccare su create new. Una volta cliccato su create new, se siete su Google Chrome premete Ctrl Shift e J e vi aprirà la finestra di ispezione elemento. Io adesso ho cliccato sul lato della pagina, ho fatto ispezione elemento, però voi potete fare così. Poi, una volta fatto questo, dovete andare su console, ragazzi. Una volta che siete su console, dovete fare Ctrl V per incollare il codice che avete appena copiato dall'altra pagina. Quindi fate Ctrl V e automaticamente questo codice verrà copiato. Premete il tasto invio e chiudete la pagina di ispezione elemento. A questo punto, ragazzi, vi comparirà il simbolo, come state vedendo. Cliccate più volte e avrete il simbolo, diciamo, che avrete scelto. Allora, ragazzi, alcune volte il social club vi dà un messaggio che vi dice che il simbolo non è stato possibile salvarlo, quindi dovrete ripetere il passaggio, però è abbastanza semplice. I comandi variano a seconda del tipo di browser che state usando. Non tutti i browser usano Ctrl Shift J oppure Ctrl V per incollare, quindi a seconda del browser che state usando dovrete fare un procedimento diverso. Addirittura, per esempio, potete cliccare sul lato della pagina, fare ispezione elemento come avevo fatto io, e vi si aprirà quella finestra, ragazzi. E niente, penso di avervi detto tutto, spero che questa guida vi sia utile. Detto questo, vi lascio un saluto, al prossimo video, ciao a tutti. Hits and a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a young gun, fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn berserk, so down to earth. I'm bringing gravity back up.